fosse bagno. Il bagno. Ah, ora. Ora no. C'è a fare il video, vado, va più fuori. Ah, sì, va bene. Ma questa scala non è...
vogliono. Thank you.
mestiere. Abbiamo cominciato 10 anni fa un po' per gioco, per avere un momento di aggregazione qui in paese fra di noi, ci è piaciuta l'esperienza e continuiamo a perpetuarla ogni anno. Il presepe viene costruito di sana pianta ogni anno, in quanto tutto quello che vedrete da questo momento in poi, pozzi, forni, cose, normalmente non esiste, è una piazza completamente vuota come quella alle vostre spalle. I nostri artigiani, quindi i nostri mariti, dopo la giornata di lavoro vengono qua totalmente gratuitamente a costruire quello che vedrete. Cominciamo sempre con la capanna. La capanna, i personaggi sono Giuseppe, Maria, il bambinello, i pastorelli, bue e l'asinello. Bue e l'asinello si dice sono coloro che riscaldano il bambinello, ma hanno anche un altro compito molto importante. L'asinello è colui che, fedele compagno di Giuseppe, ha portato Maria fino a qua, da Bethlehem, perché in quel periodo è fatto un censimento per cui ogni padre e famiglia doveva tornare alla sua città di origine e potersi registrare, ed è quello che ha fatto Giuseppe con la sua moglie. Arrivato a Bethlehem, essendo notte, essendo tutti, diciamo, i ricoveri, alberghi e cose chiuse, non riuscivano a trovare un rifugio. Allora sì, le Sacre Scritture narrano che il bue, quindi col suo verso, li ha guidati finché hanno trovato questo ricovero. Quindi come vedete, bue e l'asinello pure hanno un ruolo importante nel presepe. Pastorello, perché c'è sempre il nostro presepe? Perché sì, giustamente il re dei re si è manifestato per tutte le più umili, quindi ai pastori. Prego. Aspetta un attimo, devo passare con chi sono fuori. Chi? Sì, prego. Allora, siamo nel palmento, soprattutto in Sicilia i vigneti sono in collina, quindi il palmento veniva costruito a metà del vigneto e aveva due aperture, una finestra in alto e una in basso, in quanto la ciurma che vendemmiava al lato alto del vigneto scaricava l'uva nel palmento dalla finestra all'alto, quella che vendemmiava la parte bassa scaricava dalla finestra più in basso. Qui tutta l'uva veniva pestata, dopo che veniva pestata veniva raccolta al centro, veniva fatto scendere quel cerchio che si chiamava uscecco, dopodiché si improvvisava una specie di balletto sopra e si pigiava ulteriormente tutta l'uva. Da qui scendeva nella vasca inferiore dove avveniva la vera e propria fermentazione, trasformazione dello zucchero in alcol. Il periodo di fermentazione poteva variare da 1 a 2 giorni in base se al padrone il vino piaceva più o meno carico, più o meno alcolico. Dopodiché veniva raccolto, rinchiuso con quelle particolari corde, veniva messo quel cerchio, poi tramite quella vite veniva alzata a pietriconzo che col suo peso schiacciava ulteriormente la vinaccia e il mosto, poi vedremo, tramite un sistema di canali finiva sotto nelle botti. Dopodiché veniva riaperto, tutta la vinaccia veniva nuovamente smossa e con l'acqua veniva presa da quel pozzo, che non è un pozzo di acqua sorgiva, ma è un pozzo di acqua che raccoglieva l'acqua piovana, quindi acqua distillata, veniva smossa la vinaccia, rimessola quest'acqua, si faceva una seconda torchiatura e veniva fatta la cosiddetta acquatina, che era un vino più leggero che veniva dato agli operai, ai contadini. Si faceva così. Dopodiché in alto c'era quello che ha detto uccicco, veniva posizionata nella parte alta in corrispondenza alla finestra più alta, in quanto l'aria fredda della notte serviva a stagionare, tenere fresche tutte le conserve, salami, formaggi, mostarda, fichi, quello che era. Normalmente là sopra veniva posto un catino di ferro, perché i topini sappiamo che sono dei bravi arrampicatori, quindi sarebbero andati a mangiarsi tutto. Invece una volta arrivavano su questo catino di ferro, scivolavano via e le conserve erano salve. Qui
capite, vi ho detto che questo non è facile per Instagram, vediamo come una persona che fa lavori cercando. Senti, chiedo scusa, diciamo di qua poi si può scendere, si può uscire di qui, dove scendere ancora? Ed era mal pagato, non mal pagato, ma perché? Serviva a fare mobili tutti quelli del paese, quindi c'erano persone pure scendere lavorare qua, a vedere i mobili, a tutte le persone del tuo amico, Ale, il non poteva stare con la sua famiglia, ma bensì doveva servire le sue leggi, quindi non poteva stare, e guarda le stagioni, non poteva trovare un passo, altro mestiere che si sta perdendo è il destinario. Era molto importante questo lavoro, oggi siamo abituati ad avere coppe diverse, parti da fare da tutti. Del ferro, poi danno la forma perfettamente per adattarlo allo zoccolo del cavallo, che poi verrà inchiodato con questi codici particolari. Un impasto di acqua e farina e olio di mandorle amare che rendere il piatto impermeabile nel sistema da calore. Accidenti! Però non lo sapevo. Quando tornavo nuovo. Ma vero? Thank you.
sti foto per bestia. Voglio dire fermo. Ciao. Ascoltami, chi è quello che è a Thank you.
Sono entrata perché ti sei ciao. Bravo. Scambia 20. Sì, vabbè, non sorteggio subito. Un euro ci ha messo, già. Che giunge alla sua capanna non avendo trovato dimora negli altri ostelli. E poi sulla vostra sinistra, dove c'è il fiume, e su quel ponticello una fuga in Egitto, un altro asinello che porta Maria in salvo dal cattivo Erode. E poi scende, c'è quello che fa la ricotta, c'è quello che fa i lavori, che vorremmo arrivare alla resurrezione. Ogni anno compriamo dei pastori per aggiungere un pezzetto della narrazione. Sì, sì, mio, sì. Mio, l'ampia. Vabbè, me l'abbiamo vista anche al gradino. Nenuccia, l'hai visto quello che fa la ricotta laggiù, qui, davanti sì, a te? Sì, sì, me l'hai spiegato, sì. Infatti, quello che fa le provolente. Tutte le regolette. Ci sono nuovamente immagini in direzione, ci sono due volte messi. Là, in bianco. Quello è pure bello. La stazione di luce. Ma non c'entra tutta. Perché il cacciavere?